Mattinata Lido DAF, siamo con Giusy Ciuffreda in un giorno feriale di fine luglio. Poca gente, come mai? Ce lo chiediamo anche noi come mai. Fortunatamente lavoriamo benissimo la domenica, è abbastanza frequentata, abbastanza piena. Dobbiamo ringraziare il turismo è prettamente un turismo locale, quindi dobbiamo ringraziare gli amici di Foggia, di Cerignola, di Manfredonia, di Monte. Ci piacerebbe lavorare meglio, offrire qualcosa di diverso ai nostri turisti che purtroppo mancano. Come mai non ci sono turisti? Come mai? Sicuramente è dovuto al fatto che mancano le strutture ricettive, soprattutto sulla litoranea, perché Mattinata pecca questa situazione qui. Quindi è un po' chiusa, non è diciamo attrezzata per accogliere un certo tipo di target di clientela. Non sarà anche per l'aumento dei prezzi? No, i prezzi sono abbastanza accettabili perché 10 euro un ombrellone con due lettini, compresa la sosta auto, è abbastanza accettabile come prezzo. Speriamo in agosto. Speriamo in agosto più fortunato e abbastanza proficuo. Quindi vi aspettiamo a Lido RAF. Mattinata Lido Oasi, siamo con il titolare Angelo Mantuano. Al netto dei sabato e delle domeniche, che c'è il tutto esaurito, durante i giorni feriali come prosegue la stagione estiva? Molto scarsa, cioè c'è poca gente, pochissima gente, ma questo in tutti gli anni, quest'anno in particolare, mancano i turisti, mancano le persone, gli ombrelloni sono pochi quelli affittati. Le cause secondo lei quali sono? Ma non ho idea, la crisi in genere, ma non ho un'idea. Poi noi abbiamo una carenza, proprio un aeroporto che ci manca, questa è una cosa scandalosa a livello nazionale proprio. Il turismo si fa con l'aereo, non abbiamo un aeroporto. Quindi a Mattinata ci sono pochi turisti? Pochissimi turisti, ce n'è qualcuno, a parte il fatto che mancano le strutture, pure strutture ricettive. E qualcuna che c'è, nata quasi abusiva, insomma. Quindi si lavora grazie ai locali? Grazie ai pendolari, cui si facevano le critiche prima, sì, i foggiani, però grazie a loro tiriamo avanti, riusciamo a sopravvivere. Quanto costa un ombrellone e due lettini da lei? Qui un ombrellone e due lettini costa 20 euro, incluso il parcheggio, che è gratuito. Ombrelloni a 4 metri, una zona e un'altra a 5 metri, per permettere a più persone di mettere qualche lettino in più. Sempre a Mattinata a Pantarei con Leonardo La Pomarda. Qui invece come sta andando l'estate? Diciamo che l'estate per noi sta andando discretamente, le presenze turistiche, diciamo l'afflusso è abbastanza buono, ovviamente molta gente del posto è un po' meno turisti, però comunque diciamo non ci possiamo lamentare, ma credo che sia una cosa che riguardi Mattinata in generale, anche sentendo alcuni colleghi di Mattinatella o di altre parti, diciamo, della spiaggia centrale di Mattinata. Comunque la gente arriva, insomma, ecco. Poi siamo comunque quasi a fine luglio e io quando mi affaccio qui sul balcone vedo che la spiaggia è abbastanza piena, ecco. I tuoi colleghi dicono che ci sono pochi turisti. I miei colleghi, non so, diciamo, ci sono tanti colleghi, ecco. Quelli con cui parlo io di Mattinatella, per esempio, gli amici mi hanno detto che lavorano e sono contenti di come lavorano. Altri, più diciamo verso la montagna, idem. Poi è chiaro, magari ce ne sono anche altri stabilimenti che lavorano un po' meno, però è il gioco del mercato, insomma, questo.